Ciao a tutti, sono Niccolò, il cuoco della cucina di Nicco. Benvenuti nella mia cucina. Prima cosa, in una padella vado a metterci un filo di olio extravergine di oliva, l'aglio e un pochino di peperoncino secco. Faccio rosolare bene il tutto e a fiamma vivace vado a rosolare la mia bietola, quindi fiamma abbastanza vivace, proprio perché dobbiamo eliminare l'acqua di vegetazione e dobbiamo insaporire bene il tutto con un pizzico di sale. Come vedete, quando avremo ottenuto una bietola molto asciutta e senza l'acqua di vegetazione, è pronta e la lasciamo freddare. Nel frattempo, in una teglia vado a rivestire con carta da forno e vado a distribuire bene la mia zucca tagliata ad uno spessore di 3-4 mm, non di più. In questo modo quindi andremo a creare vari strati. Quindi iniziamo con la zucca, la bietola che abbiamo scottato prima, un filo di olio extravergine di oliva, un pochino di rosmarino tritato, un pizzico di sale e poi andiamo a mettere il prosciutto crudo ben steso e distribuito, darà la parte salina. In questa ricetta non ce l'ho messo, ma ci potrebbe stare bene anche il grana grattugiato, che gli darà quella sapidità giusta che sta molto bene in questo piatto. Adesso andiamo a coprire ancora con uno strato di zucca. La bietola, e le fettine di crudo. Quindi saliamo, pepiamo e aggiungiamo un pochino di rosmarino. E facciamo sempre questi strati fino a terminare gli ingredienti. Aggiungendo qualche pezzettino di crudo ben distribuito e vado a infornare in forno ventilato 200 gradi per 15-20 minuti. E la nostra parmigiana di zucca è pronta. Fatemi sapere che ne pensate.